per Volonté e per Petri quei giorni che portano fino alla morte di Moro hanno significato qualcosa di fatalmente diverso che per tanti altri. In tutto modo era un film tabù perché in qualche modo aveva incarnato la morte di Moro prima della morte di Moro. Quanto quell'interpretazione così struggente, così vera, così tutta in sottrazione minimale che fa nel film di Ferrara sia una specie di risarcimento inconscio.